Buonasera a tutti, questo è un video molto speciale perché vi parlo di 20 canali che vi voglio consigliare, che mi piacciono, che voglio pubblicizzare. Io sono un canale piccolo, mi sposto un po' più in qua, sono un canale piccolo per cui non pretendo di pubblicizzare e sponsorizzare canali, non è quello che voglio fare. Nel mio piccolo voglio comunque aiutare queste persone a crescere. Voglio consigliarvi i loro canali senza nessuna pretesa, senza nessun fine. E quindi partiamo subito perché vi voglio citare 20 canali che mi seguono sempre, non me ne vogliano gli altri. Io ho scelto delle persone che con le quali interagisco, alcune anche in privato, e non me ne vogliono gli altri perché ho scelto solo i 20 canali che preferisco. Sicuramente sono affezionata e affezionata. Mi fa piacere ricevere commenti da tutti i miei iscritti. Ogni mio iscritto è importante, io non mi permetto di denigrarlo, però ci sono delle persone che sono più importanti di altre e quindi ve le voglio citare. Ne approfitto anche per farvi i miei auguri di buona Pasqua perché pubblicherò questo video sabato 31 marzo, per cui domani è Pasqua e vi auguro una buona Pasqua. Per chi è religioso vi auguro una buona giornata di preghiera, per chi non è religioso come me auguro una buona giornata lo stesso perché il fatto che sia Pasqua e che sia festa ci permette comunque di stare con le persone che ci vogliono bene e quindi è comunque una bella giornata anche per chi non crede in Dio e nella religione in generale. Ecco, detto questo, vi voglio citare 20 canali che vi metto anche giù nell'info box, così potete andare a vederli cliccando il link e ve li metto nell'ordine nel quale li ho citati. Partiamo subito dai Mustalamas Team che mi hanno dato questa idea perché loro in un commento hanno scritto: fai un video su di noi. E allora io ho pensato: faccio un video su di loro, ma lo faccio anche su altre persone, che così che ho piacere appunto di sponsorizzare, di citare. E quindi niente, allora Mustalamas Team, primo posto perché mi hanno dato l'idea e ve li linko giù nell'info box. Nel loro canale potete trovare, sono dei ragazzi, 4 o 5, adesso non ricordo, scusatemi. E sono comunque dei ragazzi che fanno vedere semplicemente la loro vita quotidiana tra allenamenti, perché spesso si vedono gli allenamenti che fanno, e musica, sempre molto produttivi, sempre molto attivi. Sono dei ragazzi positivi, dei ragazzi semplici che vogliono trasmettere appunto la loro quotidianità, la loro, come si dice, positività al pubblico di YouTube e per questo io li apprezzo molto, sono dei ragazzi molto intelligenti, alla mano e simpatici. E soprattutto mi piace perché spesso chi commenta i miei video e fa parte del sesso maschile si limita a commentare se è figa, se è gnocca, se è qua, se è là. E loro invece, come anche altre persone che citerò più avanti, comunque commentano in modo normale e tranquillo. Non che a me non faccia piacere che uno mi dica che sono figa qua e là, e non dico neanche, non sono quella classica bigotta che dice: ah, gli uomini mi dicono solo che sono bella, ma non guardano la sostanza. Se uno mi dice che sono bella, mi fa piacere. Se uno mi dice altre cose, mi fa ancora più piacere. Ecco, quindi questo. Poi voglio citare Elle for Full perché Elle è una mia amica. La sento anche in privato e per cui come non posso, cioè come potrei non citarla, ma l'avrei citata comunque anche prima che cominciassimo a scriverci in privato perché comunque è un canale che mi piace. Lei dice sempre le cose come stanno, mi piace per la sua schiettezza, mi piace perché nel video non ha paura di dire parolacce, anche io le dico, non ha paura insomma di dire quello che pensa. Lei lo dice pur sapendo che poi sarà comunque attaccata e vi consiglio di andare a vedere i suoi video, soprattutto quelli di ricette, perché fa delle ricette che a me piacciono tanto, che io non sono in grado di fare e non sono in grado di fare le ricette di nessuno e fa delle belle ricette e dopo comunque adesso non fa più i trucchi, ma vi consiglio di andare a vedere i suoi video precedenti in cui faceva i trucchi, face painting anche.
sì, scusate la pronuncia, vabbè, comunque anche quei video là, per cui video anche meno recenti vi consiglio di andare a vedere. E che purtroppo lei ha smesso di fare perché tanti non hanno avuto successo, perché la gente non capisce niente. E quindi vabbè. Poi voglio citare Derussia Tati, che anche lei è una mia amica, con la quale mi sento in privato, con la quale esco anche perché abita vicino a me. E quindi ci troviamo e vi consiglio il suo canale se siete appassionati di make-up, perché lei fa video principalmente di make-up, quasi solo di make-up, ogni tanto fa qualche vlog così, ma l'argomento è il make-up, per cui se siete appassionati di make-up io vi consiglio di andare da lei perché veramente. Allora, io non seguo molti canali di make-up perché a me piace truccarmi, scusate, mi metto meglio. A me piace truccarmi, però non è che vado lì a vedere ogni prodotto, come funziona, come è fatto, come va, come non va. E quindi non è che guardo chissà quanti canali di make-up, però ho visto che veramente lei ti spiega bene nei minimi dettagli che cosa fa un prodotto, dove l'ha comprato, quanto è costato, quanti ml sono, quanto PAO c'è. E questo è molto molto importante per una persona che fa video di make-up. È molto importante secondo me per determinare la qualità di un canale di make-up. Però purtroppo anche lei ha poco seguito, poche visualizzazioni, perché la gente evidentemente non capisce un cazzo. E quindi così. Scusatemi per il mio linguaggio colorito, ma io sono così, non cambierò. Quindi niente, vi cito Derussia Tanti. Poi vi voglio citare Lux Crumble e anche il suo canale, ve lo consiglio tantissimo per le ricette che fa, perché fa delle ricette sensazionali. E poi mi piace tantissimo il suo canale perché spesso racconta la storia dei cibi, quindi la storia del pane, e vi spiega le uova, il significato, e per esempio il significato delle uova di Pasqua. Adesso che Pasqua ha fatto tantissimi video su tantissimi video sul significato della storia e il significato e la storia di determinati prodotti pasquali. E poi così ha fatto anche quando era Natale, o comunque in generale ci racconta la storia del cibo, che è un argomento bellissimo secondo me. Poi lei è una persona molto socievole, molto affettuosa. Vi consiglio di andare a vedere il suo canale. Poi vi consiglio anche la mia amica Heidi Factotum. E Heidi, penso, oddio, mamma mia, io coi nomi. Heidi, penso che si pronuncia Heidi. Scusami, tesoro, se ho sbagliato a pronunciare il tuo nome, ma io lo pronuncio Heidi Factotum, ok? E ve la consiglio perché anche lei fa delle ricette buonissime e è cubana, per cui oltre alle classiche ricette potete trovare nel suo canale anche le ricette della sua terra. E per questo ve lo consiglio, perché comunque potete trovare anche delle cose un po' più particolari. Poi lei è molto attenta all'alimentazione, è molto attenta a mangiare vario, per cui potete trovare vari cibi nel suo canale. E poi è una ragazza anche lei molto dolce, con la quale mi trovo bene a parlare e commentare video. E vi cito anche le ricette di Mami, che tutte le conoscerete perché comunque è un canale abbastanza grosso. E Mami mi segue da tantissimo tempo, mi segue da svariati anni. E quando ho smesso di fare video su YouTube, lei comunque ci siamo sentite anche in privato. E mi è sempre stato un po' vicino, di questo la ringrazio tantissimo, perché nonostante avessi smesso di fare video su YouTube, lei comunque ha voluto mantenere i contatti con me. Questa è una cosa che ho apprezzato tantissimo, veramente, perché ha continuato a scrivermi, a rincuorarmi quando mi sentivo giù. E per questo la voglio ringraziare. Ve la cito perché ovviamente fa delle ricette fantastiche. Lei, cioè, dal punto di vista estetico, sicuramente saranno buonissime, ma dal punto di vista estetico è una bomba perché fa delle quelle cose bellissime, quindi vi consiglio anche lei. Poi, sempre in tema di ricette, siamo su Ricette Risate, che anche lì è un altro canale, come dice
queste due signore ci presentano un sacco di ricette, ma a parte il fatto, scusatemi, mi sposto di nuovo, ma a parte il fatto che le ricette che fanno sono buonissime, perché sono veramente ottime, fanno le ricette di tutte le regioni, di tutte le cose, no? Delle città, delle ricette particolari, ma sono simpaticissime perché ridono come non so cosa, hanno un cameraman che è il figlio, che praticamente riprende i loro momenti in cucina e fanno di quelle battute che sono fenomenali, cioè io rido tantissimo con loro, mettono proprio allegria, per cui ve le consiglio. Poi vi consiglio anche il salotto di Sara. Perché vi consiglio il salotto di Sara? Perché apprezzo molto il fatto che guardando i suoi video penso che comunque io e lei siamo delle persone diverse con magari dei punti di vista diversi. Però la cosa bella è che lei mi ha sempre scritto dei commenti in maniera molto educata e molto pacata e vedo che comunque è una persona che accetta anche idee che non sono uguali alle sue, diverse dagli altri. È una persona molto disponibile e molto amichevole. Una che è bello appunto perché anche se non la pensa come te, comunque non ti viene a insultare, ti dice guarda, non la penso come te, o comunque esprime il suo parere in modo molto, molto tranquillo e non ti snobba perché magari tu non la pensi come lei. E questa cosa mi piace molto. Lei nel suo canale parla di cose varie, parla di temi di psicologia, soprattutto ansia e depressione, e poi parla anche di organizzazione della casa, fa diversi video tag, è un canale vario che vi consiglio di andare a vedere. E poi ci sono Betta e Bonnie, come non nominare Betta e Bonnie, è una coppia simpaticissima. E poi c'hanno anche Gatto Alfredo, che è un amore, Gatto Alfredo, adoro, proprio stupendo. E quindi è una coppia che fa video vari, anche loro fanno dei video haul, soprattutto di Tiger. Fanno dei video in cui mostrano il viaggio che hanno fatto, hanno mostrato diverse città, tipo Milano, Gallipoli e così via. E quindi, oppure fanno anche delle ricette anche loro. E anche quello è un canale che mi piace tantissimo e che vi consiglio. Poi vi consiglio anche il canale di Tatiana Lu per chi è appassionato di cose bio, di cosmetica bio, perché lei vi mostra un sacco di cose di cosmetica, cura della persona, make-up bio e ve le spiega anche bene. Per cui mi piace andare a vedere i suoi video quando voglio magari scovare qualche prodotto naturale. Vi consiglio veramente il suo canale. Poi vi consiglio anche i consigli di Antonella. I consigli di Antonella. Antonella io la conosco da un sacco di tempo, anche lei mi segue da veramente un sacco di tempo e ci siamo sentite anche in privato. Me la consiglio, soprattutto mi piace come fa le recensioni dei profumi, dei detersivi. Lei è appassionata di profumi e detersivi e cose per la casa. Siamo entrambe casalinghe, sì, entrambe casalinghe, nel senso che no, entrambe appassionate e entrambe dedite alla pulizia della casa, all'ordine, e quindi è una cosa con cui mi trovo molto in sintonia. E vi consiglio appunto il suo canale, anche quello è vario, perché lei vi fa le recensioni dei profumi, i video haul, i video sui prodotti della casa, i video a spesa. È vario, e vario come il mio canale alla fine, per cui ve lo voglio consigliare. Poi vi consiglio anche Eusebio 1957, che l'ho conosciuto da poco grazie a L4Full, perché è un suo amico. L'ho conosciuto da poco ed è un uomo che vive in Germania e vi fa vedere un sacco di cose belle della Germania, un sacco di posticini, di ruscelli, di neve, di paesaggi molto molto belli e mi piace vedere i suoi video perché vedo tutte queste cose, questi paesaggi che mi piacciono. Poi vediamo qua se mi sono dimenticata qualcuno. No, questi li ho detti tutti. Ah, vi voglio consigliare. Consigliare. Niente, non ce la posso fare. Vi voglio consigliare anche consigli smart. Voglio consigliare consigli smart che.
ho conosciuto da poco qui su YouTube, non è tanto che la seguo e mi piace perché lei fa delle varie recensioni e appunto varie, mi piace perché è vario. Lei ti recensisce la cosa tecnologica, lei ti recensisce un profumo, lei ti recensisce una tisana, fa tutte queste recensioni di cose che possono essere molto utili e poi fa diversi acquisti su Amazon di cose molto pratiche per la casa e per l'utilizzo quotidiano e poi fa anche video delle degustabox che adoro vedere video sul cibo, fa anche i mangerecci finiti lei. Poi vediamo se mi sono dimenticata, no beh ci sono tutti questi. Poi c'è allora Mister Ezio. Allora Mister Ezio, io avevo detto all'inizio del video che vi avrei nominato solo i canali con i quali interagisco spesso. Allora, Mister Ezio commenta poco i miei video, io commento poco i suoi, ma mi piace perché è una persona che comunque tutto sommato è presente. E la cosa bella anche che lui comunque si è offerto di sponsorizzare il mio canale quando aveva fatto il famoso video in cui sponsorizzava tutti i canali. Poi io per pigrizia non ho mandato il video a lui. Per pigrizia, un po' perché penso che il mio canale non sia da sponsorizzare, nel senso che io non offro contenuti per i quali sia necessario sponsorizzare qualcosa. Io ho dei contenuti molto semplici, molto anonimi, per cui non vedo il caso. Però mi è piaciuta molto questa idea di voler sponsorizzare il mio canale e quindi ve lo voglio citare perché comunque è abbastanza presente, si è offerto così di fare questa cosa che mi ha fatto molto piacere, ve lo nomino. Poi vi nomino anche di tutto e di più, che è una ragazza che fa un sacco di cose belle, sia a livello di ricette, ma anche di cosine tipo costruisce il portachiavi, e il segnaposto, fa tutte quelle cose fai da te che mi piacciono molto. Poi vi consiglio anche Cristiana Carpentieri, che è bravissima nel cucito, cioè lei è il top, è veramente brava, vi fa vedere di quelle cose bellissime, delle sue creazioni, mi piacciono tantissimo ed è brava, 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 per cui se siete appassionate di cucito, volete imparare a cucire, magari guardatevi un suo video. Poi vi consiglio anche Cristyle. Cristyle è una ragazza che conosco da poco qui su YouTube, ma è simpaticissima. Fa tanta simpatia lei, fa simpatia come parla, certe volte ha degli sguardi così un po' particolari e mi fanno tanta simpatia. Fa video outfit, fa video haul, un canale vario come il mio. Ecco, è veramente simpatica. Poi vi consiglio Sara Magic. Sara Magic, anche lei è una ragazza che fa video vari, fa video haul, però diciamo che è più appassionata per quanto riguarda le cose, come posso dire, kawaii, tipo gli slime, gli unicorni, le magic box, tutte quelle cose là. E quindi se anche voi siete appassionati di queste cose, vi consiglio di andare a vedere il suo canale. Poi chi c'è qua? C'è Nicoletta Baciu, che ciao Nicoletta, e ti saluto, lei la conosco da un pochino più di tempo, è una personal trainer e nei suoi video fa vedere diversi allenamenti, la cosa che mi piace è che gli allenamenti che fa vedere si possono vedere e si possono fare anche a casa, per cui potete fare gli allenamenti che fa lei tranquillamente a casa, lei infatti fa vedere allenamenti sia in palestra che a casa. E sono facili, sono degli esercizi facili che può fare chiunque e quindi vi consiglio di andare a vedere i suoi video, anche poi fa video haul, si compra un sacco di belle cose e anche quello è un piacere da vedere. Poi vi consiglio, allora qua li ho finiti tutti, ok, li ho detti tutti, sono 20. E poi c'è anche Sere Channel, ok, l'ultimo canale che vi volevo dire, Sere Channel. È una ragazza un po' particolare, Sere Channel, è molto criticata. Molto criticata perché è troppo se stessa. Lei è così e non si sforza magari
di sembrare diversa su YouTube, di essere un attimino più professionale e impostata, lei dice: io sono così, faccio i video così, come se parlassi a un'amica e fregandomene di tutto quanto, no? E questa cosa a me piace, io non la critico, a me è una cosa che piace, ed è bruttissimo leggere certi commenti sotto i suoi video, perché allora se uno le scrive un commento serio, che ne so, cura un attimo di più i tuoi video, serie, fai così, fai colì, ci può anche stare perché è una critica costruttiva, ma io ho letto commenti sotto i suoi video che c'è scritto sei brutta, fai schifo, vergognati, quelle cose veramente oscene e brutte, mi dispiace, per cui niente, io la voglio inserire nella lista perché comunque apprezzo la sua semplicità e la sua spontaneità. Se dopo a voi non piace, perché una persona può piacere o non piacere, non guardatela, non rompete le balle, per favore. Basta, con questo è tutto e vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.